Oggi si decide chi sarà il nuovo presidente della provincia di Como. Un'elezione che non coinvolge i cittadini, ma soltanto 1.720 grandi elettori, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nelle amministrazioni della provincia lariana. A contendersi la poltrona occupata negli ultimi 4 anni da Maria Rita Livio del Partito Democratico sono il sindaco di Gravedona ed Uniti, nonché vicepresidente uscente della provincia Fiorenzo Bongiasca, e il sindaco di San Fermo della Battaglia Pierluigi Mascetti. Entrambi senza tessera di partito in tasca, ma appoggiati comunque in modo aperto dagli schieramenti di centrosinistra Bongiasca e di centrodestra Mascetti. In realtà sul voto peseranno anche le collocazioni territoriali. Bongiasca è favorito tra gli amministratori del lago, Mascetti tra quelli della cintura urbana del capoluogo. Il nome dell'eletto si conoscerà soltanto nella notte. La chiusura dei seggi è prevista a Villa Saporiti alle 22, 2 ore più tardi di quanto stabilito in un primo momento. Subito dopo inizierà lo scrutinio, al termine del quale sarà proclamato eletto il candidato che avrà ottenuto più consensi. Non servono quorum, ne sono richieste maggioranze qualificate, vince chi prende un voto più dell'altro. I consiglieri comunali e i sindaci avranno un peso elettorale diverso a seconda del numero di abitanti che rappresentano. L'esclusione dei cittadini dall'elezione ha suscitato qualche reazione nelle scorse settimane. Il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, aveva promosso il boicottaggio e si era fatto portavoce di una protesta con l'invito agli amministratori locali a dire no alle elezioni del presidente della provincia in nome del diritto dei cittadini a scegliere i propri rappresentanti. Appello analogo anche dai consiglieri di Magreglio.